Primo appuntamento mondiale per il Milan di Sacchi, a Tokyo il 17 dicembre 1989, tra i rossoneri e la Coppa Intercontinentale c'è il Nacional di Medellín. Gara aperta, difficile azzardare pronostici. Tokyo, dicembre 1989, Milan Nacional Medellín, una partita a scacchi più che una partita di calcio, con un grande moderno catenaccio, comunque una grande opera difensiva di Maturana, che schiera i suoi colombiani in modo da rendere impossibile la vita al Milan. Van Basten, vedete, che va a creare fastidio a Cassiani, va lui a recuperare la palla, ancora Van Basten, una finta delle sue, attenzione, Van Basten, un pallonetto incredibile, la palla termina di poco all'arco. Una partita difficilissima, insomma, una partita molto tattica, dove non ci sono state grandissime occasioni da gol. E in effetti in quella partita Maturana riesce a, con la sua squadra, a imbrigliare un po' il gioco del Milan, una tattica molto difensiva, giocatori molto attenti alle posizioni. Il Milan non ci capisce molto in quella partita, non è che il Nacional faccia molto per vincere, però sta arrivando alla fine. Evani fu uno dei grandi protagonisti di questa squadra, sia come uomo, sia come ragazzo, che come professionista, che come giocatore. Questa curta, ecco Rijkaard con la palla buona, ancora Van Basten, attenzione Van Basten, viene steso, vediamo cosa decide l'arbitro, calcio di punizione dal limite. Evani aveva uno score di 2 gol in 7 anni in Serie A e io dissi, dobbiamo lavorare per farti fare 2 gol all'anno. E così fu. Pensavamo in un primo momento che Fredrickson potesse concedere il calcio di rigore, si tratta soltanto di calcio di punizione dal limite, ma la posizione è sicuramente ottimale. Avevamo 2 o 3 opzioni, avrebbe potuto tirare Gullit di forza sicuramente, facendo tocco e tiro avrebbe potuto tirare Van Basten sopra la barriera. Speriamo che Donadoni non alzi il pallone come ha fatto nel corso del precedente calcio piazzato e riesca ad inquadrare lo specchio della porta. Come se Higuita, il famoso portiere colombiano, stesse ancora per piazzare la barriera, non si accorge che Evani, senza prendere la rincorsa, di sinistro vede l'angolo buono. Penso che Higuita non veda niente perché dietro i giocatori del Milan che cercavano di opporre appunto ostacolo alla sua visuale ha messo dei giocatori suoi. Noi mettevamo sulle punizioni centrali un giocatore che poteva scegliere se passarla a sinistra o a destra e quindi Evani aveva visto che la barriera non era così perfetta, calciandola con l'effetto poteva farla passare e così fu. Batte Evani, attenzione, gol! Ha segnato Chicco Evani, ancora una volta è lui che risolve la partita. Così vincemmo la Coppa Intercontinentale al 120° minuto, l'unico che rischiò qualche cosa fu Galliani che scattando, era in panchina con me, scattando per abbracciare Evani, rischiò uno strappo clamoroso.